agonia. Sognare così e svegliarsi nella realtà. Sei ancora vivo, fortunato bastardo! Sei davvero un tipo tosto, porca puttana! Ehi, bello! Prendi! Wyatt, bravo ragazzo. Ci vediamo dall'altra parte. Il generale Dazzad è più vicino che mai adesso. Se eliminiamo il generale, decapitiamo la macchina bellica Crocker. Oh, è lui, non è vero? È lui! Aiutami a scegliere quello che desideri che io dissezioni. Pensavo di aver visto tutto, ma non conoscevo la vera crudeltà. Finora. Auf Wiedersehen. Bene, tu e io, Blaskovic, ora ce ne andiamo da questo postaccio! Credo di vedere qualcuno. Si chiama Anya. Si prende molta cura di me. Il 1960. Gli Stati Uniti si sono arresi 12 anni fa quando i nazisti hanno bombardato la nazione. Su un treno per Berlino. Bin Obersturmanführer Engel. Proprio dei bei tratti ariani. I ribelli della Resistenza, dove sono? BJ Blazkowicz. Caroline, sei viva? Se questa merda tu la chiami vivere, credono che la guerra sia finita. Che siamo deboli, sconfitti, che ci manchi il coraggio di ribellarci. Come sempre, si sbaglia di grosso. Seth Roth, secondo i registri ufficiali, è stato imprigionato in un campo di lavori forzati. Seth Roth? Non sono ancora sicuro. Che cosa sai su Seth Roth? Sei uno da Sickert, la fonte della tecnologia nazista. Sono qui per salvarti. Spero che troverai quello che cerchi, amico mio. Il mio nome è Bombate. William J. Blazkowicz, fai attenzione. Nessuno lascia il campo. Max! Oh, sono felice anch'io, Max! A Max non piace la violenza e non vuole che qualcuno si faccia male. La FICAD è un'antica società mistica. Inventiamo cose. La tecnologia sviluppata dagli FICAD secoli avanti rispetto a noi. Bentornato a Berlino, Blazkowicz. Credo che la sua amica Frau Engel guidi l'attacco. Dezet deve averla promossa per il suo ruolo al campo di lavoro. Ehi, capitano! Ha rubato il martello di Eva, il sottomarino più potente dell'intera dannata flotta nazista! Entra nella base più in fretta che puoi. Cancellare Dezet per sempre. Dezet, avrei dovuto ucciderlo tempo fa. Ti scozzerò in piedi. Capitano, siamo in posizione. Il cannone nucleare è armato. Permesso di sparare? Spara. William! William! Blask, scatti da Blask! Padre non torna a casa. È andato a Dallas per lavoro. Oh, figlio mio, ti ha fatto davvero male. Riposa e guarisci. C'è della zuppa e del porridge. Dimmi, cosa preferisci? Scegli. Sei testardo, capitano Blazkowicz. È un pregio. Il mio è la pazienza. Caroline, ti avremmo lasciato qui. Oddio santo, gli esce l'intestino! Prendi sulla ferita, usa le mani! Non va bene. Portatelo sull'elicottero! Forza! Su! Ho portato a termine ciò per cui sono nato. Le persone che mi vogliono bene. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Bombate! Siamo fuori! Sì, signora! Ma più veloce, sta perdendo molto sangue! Un calore insopportabile. Asciugamano! Il cielo è in fiamme. Ti prego, non morire. Caroline, sta morendo! Sta diventando blu! Bombate, serve una barella all'hangar. Tra 90 morte secondi. Si avvicina ancora. Grida il mio nome. Blazkowicz. Vieni, vecchia mia. Scusa se t'ho fatto Blazkowicz attendere. Sei che malati, cotto.
Lascia che ti mostri una cosa, Billy. Mio padre mi disse che se avessi avuto un figlio, avrei dovuto dargli questo. È un anello di fidanzamento. Appartiene alla nostra famiglia, da molte generazioni. Riesci a immaginarlo, Billy? È ciò che chiamano un cimelio. Quando incontrerai una persona speciale, donale questo anello. Ha un valore inestimabile. Saranno 100 gradi fuori. Non dire a tuo padre dell'anello, o te lo porterà via. Non ne sai niente, lo sai come è fatto. Sofia! Madre, sono perdonato. Ho vissuto rettamente. Abbastanza da guadagnarmi il paradiso. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Oh no, madre. Sto andando all'inferno. Tira, tira, bombate! Ah, devo asportare gran parte dell'intestino. Fai tutto il necessario, Seth. Resta con noi, Blaskovic. Resisti e ti prometto che andrà tutto bene. Kinderlach, portate chiunque possa donare del sangue! Gente, ci servono subito donatori di sangue! Siete sordi? In fila qui all'infermeria, muoversi! Accidenti! Mi serve luce! Nasconditi, non fiatare, sta arrivando! Sofia, è qui! Sofia, no. Fuori dai piedi! Non merita questo, lo sai che non se lo merita! Non dire stronzate, l'ho visto con lei! È solo un ragazzo, non ha colpe! Lei gli piace. È abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra. Non ti lascerò fare del male a mio figlio. Non più. Non puoi immaginare la mia sofferenza. Sofia, tutti i giorni a farmi il culo, a farmi umiliare per mandare avanti la baracca e vedere i risparmi che se ne vanno. Li ho visti insieme, Sofia, a sbaciucchiarsi sotto il pioppo. Non può andare avanti così! Ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra! Rip, non possiamo vivere così. Cucino, pulisco, vado alle stalle e al campo. Non sei il solo a lavorare, Rip. Avresti dovuto chiudere bottega quando mio padre ti disse di farlo. Ci stiamo indebitando. Siamo indietro di 3 mesi con le bollette. Hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre. Stai giocando con il fuoco, Sofia. Chi credi di essere? Non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così. Non sei più l'uomo che ho sposato. Ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia. E Dio mi aiuti, non ti lascerò fare del male a mio figlio! Chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io! Chi credete di essere, dannati ebrei? Pensate di avere una risposta per tutto, ebrea saccente del cazzo? Ti ho sposata per i soldi di tuo padre, ma sei solo una palla al piede, sempre a ficcare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi. Se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta, lo farò io. Stai lontano! Stronza ingrata! Nascosto nell'armadio, mi fai venire il volto a stomaco! Ora sei fottuto, ragazzo! Respira piano, Blaskovic. Rimettiti in sesto. Stanno accadendo grandi cose. Il vento sta cambiando. Il circolo Kreisau è risorto. Avrò bisogno di te al mio fianco quando faremo la nostra mossa.
Li senti, calci? Bessi, è ora di cena! Brava! Bessi, sì, vieni qui! Brava! Non vai da nessuna parte e frigna pure quanto vuoi. Nella vita dovrai prendere decisioni difficili. A volte dovrai essere veramente cattivo. Uccidi o vieni ucciso, i vecchi e i deboli sono spacciati. Tutti quegli scarafaggi, quei malintenzionati e buoni a nulla, che fanno di tutto per derubare gli onesti uomini bianchi. Sta a noi ripulire il mondo da quella feccia. Sta a te! Dito sul grilletto. Così. Ora. Spara! Spara! Sei debole come tua madre. Finirà meglio di come ha avuto inizio. Chi è quello? Sono io? Sono io?